E come, non soltanto con le parole, ma con i fatti, faremo un esame alla fine della vita. E Gesù ha già detto quali sono le domande che ci farà. Avevo fame nella persona dei miei fratelli più piccoli, mi hai dato da mangiare? Ero ammalato, prigioniero, sei venuto a visitarmi? Queste sono le domande. Qui dovremo dare le risposte. Prendendo queste parole ed altre della Bibbia, la Chiesa ha fatto due liste, sette opere di misericordia temporale e sette spirituali. Non sono complete, bisognerebbe aggiornarle. Per esempio, la fame. Oggi non si tratta più solo di questo o di quell'individuo. Sono popoli che hanno fame. Noi ricordiamo tutti le grandi parole del grande Papa Paolo VI. I popoli della fame interpellano in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. La Chiesa trasale a questo grido d'angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello. E poi qui la giustizia si unisce alla carità, perché il Papa dice anche nella Populorum Progressio sempre: la proprietà privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto. Nessuno ha la prerogativa di poter usare esclusivamente dei beni in suo vantaggio oltre il bisogno quando ci sono quelli che muoiono per non aver niente. Sono parole gravi, insieme ad altre. Alla luce di queste parole, non solo le nazioni, ma anche noi privati, specialmente noi di Chiesa, dobbiamo chiederci: abbiamo veramente compiuto il precetto di Gesù che ha detto ama il prossimo tuo come te stesso? E il precetto di Gesù è anche il perdono, forse la cosa più difficile, ma ci tiene. Sembra quasi che abbia preferito il perdono al culto divino. Se stai davanti all'altare per far la tua offerta e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa di contro di te, lascia lì l'offerta. Va prima a riconciliarti col fratello, poi torna e fa la tua offerta. Ultime parole,